malattie reumatiche e muscoloscheletri, che sono la causa più frequente di disabilità nella popolazione e causa frequentissima di dolori. Possono essere suddivise in due grandi categorie: malattie che riguardano soprattutto i muscoli, quindi extraarticolari, e malattie articolari. Le malattie articolari a loro volta si possono dividere in malattie articolari infiammatorie, dove c'è una componente infiammatoria rimarchevole, e si chiamano artriti proprio per questo, e poi malattie in cui l'infiammazione è minima o non è per niente presente, che è l'artrosi. Il suffisso artrosi sta per malattia degenerativa. Il dolore in entrambe le malattie è anche differente. Nelle malattie artrosiche, nell'artrosi il dolore si ha in genere al movimento e recede al riposo, invece nelle malattie infiammatorie il dolore può essere anche presente al riposo o addirittura risvegliarsi con il riposo. Poiché il dolore è un sintomo costante ritrovabile nei pazienti con artrosi ed è quello che condiziona di più la qualità di vita di questi pazienti, infatti se abbiamo detto prima che il dolore insorge al movimento, e allora è chiaro che il paziente ha tendenza a non muoversi perché ha dolore. Per cui l'obiettivo primo per quanto riguarda l'approccio terapeutico a questi pazienti è di cercare di ridurre il sintomo dolore. Le principali linee guida internazionali, principalmente le linee guida EULAR, quelle della Società Europea di Reumatologia, dimostrano per i vari tipi di artrosi, l'artrosi del ginocchio, l'artrosi dell'anca o l'artrosi della mano, che farmaco di primo riferimento per cercare di trattare il dolore e ridurre il dolore dell'artrosi debba essere il paracetamolo. Perché il paracetamolo è considerato il farmaco di primo riferimento? Perché è il più sicuro, soprattutto negli anziani, vista la frequente comorbidità che questi hanno e quindi l'assunzione di altri farmaci con possibili interazioni e controindicazioni.